C'è troppa gente in giro che è malata in testa. Sono nato il 24 gennaio del 1944 a Mola di Bari. Io sono un corpofonista, ho imparato tutto da me. Gli strumenti tradizionali non mi interessano perché io suono con i mezzi naturali. Enzo Del Re, una delle figure più radicali della musica italiana, un artista dimenticato, anche perché mai sceso a compromessi, unico, grazie alla singolare forza evocativa del suo strumento d'accompagnamento, la sedia. Matale, matale, notte te che virne ste ti pensa a te. C'è tu malassi e ma va o cascetta a me, se non mi sper, vuoi matale. Siccome Sacco e Vanzetti sono due anarchici che sono stati uccisi con la sedia elettrica, quindi io la sedia la uso per suonare, gli altri la sedia la usano per uccidere. Lunga barba bianca, cravattino e un'inseparabile coppola, Enzo Del Re è un'icona della cultura popolare, tutta da scoprire anche grazie al documentario Io e la mia sedia, prodotto dalla Teca del Mediterraneo, diretta da Valdemaro Morgese. Enzo Del Re è un melodico identitario. E poi ci sta la canzone politica. Terzo elemento, il fatto che utilizza parti anatomiche e le fa diventare strumenti musicali. Queste tre cose sono una miscela che hanno creato Enzo Del Re. L'etnomusicologo Antonio Infantino è stato per anni compagno di viaggio di Enzo Del Re. Io dissi, Enzo, guarda, qui ci sono due scelte da fare. O andiamo a Sanremo o con Dario Fo. A lavorare grande in prima mattina. Io stavo a Firenze. La sera cantavo per gli angeli del fango, c'è stata l'alluvione a Firenze, poi ho incontrato l'Infantino e poi abbiamo conosciuto Dario Fo e lui ci ha invitato a fare il Ragione Canto. Poi nel 70 c'è stata la scissione, Dario Fo voleva lavorare solamente con gli extraparlamentari. Ma se avessi lavorato solamente con la sinistra extraparlamentare, il grosso pubblico non avrebbe usufruito del discorso teatrale. Discorso che Del Re ha portato avanti, chiedendo per ogni sua esibizione il minimo sindacale della paga giornaliera di un metalmeccanico. Ho girato l'Europa con uno spettacolo che si chiamava Qui tutto bene, così spero di te. Era uno spettacolo contro l'emigrazione e quindi io suonavo con una valigia di cartone. Le mie canzoni sono fresche, sono sempre attuali perché sono un fatto culturale. Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23:15 viene chiusa dai poliziotti con giubbetti antiproiettili. Lavorare con lentezza. Il suo brano più famoso è Lavorare con lentezza del 1974, diventato poi sigla d'apertura e chiusura di Radio Alice. Il titolo della canzone è stato quindi ripreso nel 2004 dal regista Guido Chiesa per il film sulle vicende dell'emittente libera bolognese. Radio Alice, Alice nel paese delle meraviglie. Lavorare con lentezza è una canzone che riguarda il lavoro, ma in una dimensione aliciana, meravigliosa. Del Re è l'esempio di come si può stare al mondo senza arrendersi al mondo. Così Angelo Amoroso d'Aragona, regista di Io e la mia sedia. Chiuso nella sua casa di Mola di Bari, riesce a esserci. Quindi Dario Fo negli anni 60. Negli anni 70 il grande impegno ai circoli ottobre di Lotta Continua, che all'epoca facevano 10.000 persone negli stadi, sono esorditi De Gregori, Demetrio Stratos, e oggi diciamo lui che viene riscoperto, no, da Vinicio Capossela e quindi torna in scena. Signori, con grande emozione che ospitiamo Enzo Del Re. A Roma il 1° maggio fanno il concertone da più di 20 anni, di me non si sono mai accorti, adesso che sono in pensione mi hanno invitato, a pure le mie canzoni sono canzoni che riguardano il mondo del lavoro. Per la classe lavoratrice alla quale mi onoro di appartenere sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo, perché io sono una persona originale, artista è una persona originale, la mia è stata una esibizione di rottura.
L'ultimo cantastorie risiede oggi nel suo paese d'origine, in Puglia, dove è facile incontrarlo anche a bordo del suo triciclo. In condizioni di salute non ottimali, vive grazie alla pensione sociale e ai pochi introiti della vendita delle sue musicassette. Io ho vissuto da proletario, gli altri hanno occupato le case e grazie al mio lavoro politico hanno avuto la casa e io una casa mia non ce l'ho. Nonostante questo, la lotta di Enzo continua. Perché, come dice lui, non ho mai combattuto per la pensione, bensì per la rivoluzione. La lotta continua contro ogni sfruttatore.